Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, quello di oggi è un video chiacchiericcio che oramai ci avete fatto l'abitudine, insomma. Ma è un video chiacchiericcio che da un bel po' di tempo che ci penso. O forse è già un anno che ci penso. Ma ci pensavo già quando avevo il vecchio canale. Appunto, vi voglio parlare di YouTube Italia, i canali umani, soprattutto dei canali piccoli e inutilità dell'iscritto ricambio. Perché voglio fare questo video? Ma è tutto perché come sono passata... Ci sono passata per prima io. In che senso ci sono passata per prima io? Che questi errori che vi sto per elencare, queste cose che vi sto per dire, le ho passate io. Vorrei dare dei piccoli consigli a chi ha magari intenzione di aprire un canale nuovo, a chi ha intenzione di mettersi in questo mondo, che non è facile, ragazzi, non è facile, anche se pensavo di sì, ma non è facile. E soprattutto consigli per quanto riguarda le persone in generale che circolano su YouTube. Questo perché? Perché io ci sono cascata con tutti e due i piedi. Voglio dare un consiglio soprattutto per chi non sa queste cose, come non lo sapevo nemmeno io quando ho iniziato YouTube, quindi un anno e mezzo fa. Iniziamo subito dall'inutilità dell'iscritto a ricambio. Perché iniziamo subito dall'inutilità dell'iscritto a ricambio? Perché è il primo grande errore che si fa nei canali piccoli. E perché questo? Perché si pensa che il numero alto di iscritti è importante e non si conta la cosa più importante, cioè il numero di visualizzazioni, le ore, che in questo caso, che anche io sono ancora piccola quindi non sono monetizzata, contano le 4.000 ore di visualizzazioni, ma devono essere 4.000 ore vere. In che senso vere? Che se YouTube nota che hai più iscritti ma meno visualizzazioni, quindi 1.000 iscritti e 50-100 visualizzazioni, il tuo canale non sarà mai monetizzato, anche se raggiunge le 4.000 ore di visualizzazione. E perché questo? Perché per YouTube Italia il tuo canale è un canale spam. E questo cosa comporta? Che non monetizzerai mai, resterai nel limbo della monetizzazione per sempre. Non ho chiuso il canale vecchio nel limbo della monetizzazione, anzi l'ho chiuso con 2.500 ore. Sapevo che non avrei mai monetizzato per colpa di questo errore, cioè dell'iscritto ricambio e delle segnalazioni live fatte con iscritto ricambio. Il vecchio canale era così. Questo qua nuovo, no, questo qua nuovo l'ho partito da zero, senza iscritto ricambio, da zero, senza i trucchi, senza nulla, se non con me stessa che ci metto la faccia e soprattutto essendo me stessa, quindi con quello che porto, con le reaction delle puntate di Ciao Darwin o quello che sarà in futuro, a ciò che dico, a quello che mangio, a tutti i video che poi avete visto e che poi vedrete. Ritornando a noi, l'inutilità dell'iscritto ricambio, per mi raccomando ragazzi, contate e affidatevi nelle vostre forze e non fate iscritto ricambio, perché è assolutamente inutile. Ve lo dice una che ha fatto iscritto ricambio fino a io ne feci solo tanto 300-400 di iscritto ricambio, poi le persone hanno comunque smesso di seguirmi, quindi era una media di visualizzazioni 100-150, diciamo le stesse che ho qui, però qui ho praticamente lo stesso numero di visualizzazioni di iscritti, tralasciando i video più alti, che vabbè, quelli sono stata fortunata. Ma comunque diciamo che gli altri, quelle più basse di visualizzazioni, hanno lo stesso numero di iscritti che ho io. Anche se voi non lo vedete, io sì, e quindi va bene. Adesso parliamo dei casi umani di YouTube Italia. Che cosa voglio intendere di casi umani su YouTube Italia? Non vi fidate di chi vi promette iscritti, non vi fidate assolutamente di quel tipo di persona, perché sarà il primo che magari fa l'iscritto ricambio. E ovviamente, come vi ho detto, è inutile. Ad esempio, portate un canale di make-up o un canale gamer, ma più di make-up. Ma secondo voi un gamer, uno che porta un canale di gamer, ma si andrà mai a vedere un make-up? Questo errore l'ho fatto anch'io, ragazzi. Io avevo 400-300 iscritti a ricambio di gamer. E quindi, portando un canale totalmente femminile, io ho dovuto buttare totalmente quel canale. Ed è stato difficile fare un passo del genere, perché chiudere un canale dove alcuni video avevano viralizzato, avevo 2500 ore, è stato difficile partire tutto di nuovo, tutto da zero. Però ad oggi dico, meno male! Attenzione ai casi umani che si fingono amici su YouTube e in realtà poi alla fine non sono assolutamente amici.
Perché? Perché quelli là fingono di essere gli amici soltanto per le visualizzazioni, perché si pensano che comunque seguendoli loro andranno meglio e alla fine, quando meno ve l'aspettate, ve lo mettono. E ve lo dicevo una che c'è passata. Come nella vita reale, credo che trovare le amicizie vere sono come la mosca bianca. Quindi non credete che su YouTube si possa essere amici di tutti. Anzi, penso proprio che su YouTube trovare le amicizie è davvero difficile. Ed io forse ne ho trovati due o tre. Davvero. Tutte le persone che ho conosciuto in un anno e mezzo sono state tutti falsi. O meglio, falsi perché avevano bisogno delle visualizzazioni. Ad oggi io seguo di queste persone che ho conosciuto in un anno e mezzo, tirato soltanto 10 persone. E va benissimo così. Perché seguo queste 10 persone? Perché in fondo si è creata un'amicizia e nell'amicizia il sostenersi è sempre bello. Ma attenzione, un conto è l'amicizia perché vedi che comunque se hai avuto bisogno, loro ci sono stati. E un conto è il tornaconto personale, che voglio intendere, che se io vengo da te, tu vieni da me, ma poi ti guardi 2 secondi di video, in realtà vi penalizza. Fidatevi che vi penalizza, perché guardarsi 2 secondi di video, per metterti il solito commentino al like per te, mi arrivavano commenti con like per te, bro. Cioè, io sono femmina, come fai a dirmi bro? E là mi faceva capire che praticamente lui il video non l'aveva nemmeno aperto e ti aveva lasciato il commento per farti: sì, ma torna da me, cioè io sono tornata da te, ma tu passa da me. Questi sono i mini canali. Questo è quello che praticamente io ho vissuto in un anno e mezzo. Ho conosciuto soltanto un canale, infatti iscritto di cambio, poi ammonetizzato. Però questo canale aveva comunque alte visualizzazioni. Ma fidatevi che tanti, 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 quando vedete ad esempio 20.000 iscritti, ma 200-300 visualizzazioni a video, è perché c'è l'iscritto ricambio. Sono onesta che io fino ad ora ho avuto commenti con iscritto ricambio. Cancellavo il commento perché andava direttamente nello spam, perché io ho messo la modalità delle parole chiavi appunto per non farle risultare sotto al video. Andavo sotto il video di quest'altra persona che mi veniva a commentare, lo sto facendo ancora tutt'oggi perché voglio il canale pulito, e gentilmente dicevo: ho letto il tuo commento e non sono interessata all'iscritto ricambio perché voglio il mio canale pulito e con persone solamente interessate a ciò che porto e alla mia persona. Mi hanno apprezzato, ovviamente mi hanno tolto l'iscrizione perché è giusto che sia così, e io sto continuando ad avere le mie iscrizioni, ma vere. Cioè, ragazzi, è una soddisfazione aprire YouTube, l'analytics e vedere che avete un iscritto nuovo ed è nuovo. Mo' che vi lascia il commento o non ve lo lascia il commento che si è iscritto, voi sapete che è nuovo perché non è un falso iscritto. E non è una soddisfazione, per me sì, quando io vedo il contatore degli iscritti salire. È bellissimo. C'è chi ha scritto sono un nuova iscritta, chi si è scritto in silenzio, ma guarda, magari non commenta, però ci sta. A me fa comunque piacere. Ad oggi, quindi, questo che porta? Mi porta soddisfazioni e sono contenta di fare YouTube. Quanto riguarda appunto i casi umani, torniamo di noi ai casi umani. State attenti a chi si finge amico, state attenti a chi vi promette iscritti, state attenti a chi pretende poi dopo. E soprattutto state attenti alla mente delle persone, perché molte persone sono davvero malate, non stanno bene con la testa. È un discorso in generale, io non sto facendo nomi. Non vi fidate di nessuno, e se proprio vi dovete fidare di qualcuno, ve lo dovete sentire se vi potete fidare, ma comunque è rarissimo. Io di tutte queste persone che ho conosciuto, soltanto due che non ho visto faccia a faccia sanno di me. Le cose mie, perché le amicizie su YouTube, quindi sui social, sono rare, ma come nella vita reale. Già da prima non mi fidavo con nessuno, quindi immaginatevi su un social dove so che praticamente il numero di visualizzazioni, gli iscritti sono
sono la cosa più importante. Contate su voi, non state con chi vi promette iscritti, perché in cambio sempre di qualcosa. Un consiglio mio che vi do da chi c'è passato prima di voi. Spero vi sia stato un pochino d'aiuto. So che chi sta guardando questo video non gli interessa YouTube, magari dice non mi interessa, non lo guarda, ma più che altro io ho fatto questo video per dare dei consigli davvero a chi non è tanto consapevole di come funziona YouTube. Poi ovviamente ognuno è libero di fare del suo canale ciò che vuole, ma se puntate davvero alla monetizzazione, aspettate, sudate e avete i vostri iscritti veri e le vostre ore vere, che YouTube non vi penalizza. YouTube vi può penalizzare soltanto con le notifiche, ed è vero, vi può penalizzare che se un canale non è attivo sul vostro canale YouTube gli leva l'iscrizione, ed è vero, mi è arrivato anche un commento del genere, che poi mi avevano ricercato, mi avevano detto: ma io ero iscritto al tuo canale, ma YouTube mi ha tolto l'iscrizione. E io gli ho detto: probabilmente perché non sei stato attivo per tanto tempo e YouTube ti ha tolto l'iscrizione. Quindi diciamo che è una sorta di aiuto che dà YouTube ai creator. Questo è quanto per quanto riguarda appunto. Questo è quanto per quanto riguarda. Sì, comunque lo continuo a dire, questo argomento. Ok. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo, ragazzi e ragazze, ci vediamo al prossimo video. E se avete avuto esperienze come le mie, cioè praticamente di questa inutile età di scritto ricambio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se la pensate come me oppure non come me, perché ci sarà sicuramente qualcuno che non la pensa come me. Essendoci passata per prima, volevo dare solo un consiglio. Non è un'offesa, non è nulla. Tra l'altro ci tengo a precisare che ogni cosa detta è puramente casuale, non è riferita a nessuno. Quindi se vi sentite toccati, è a cavoli vostri. Noi ci vediamo al prossimo video e basta, questo è quanto, sì. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.